Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a modellare un tavolo da gioco. Per farlo però abbiamo bisogno, prima di tutto, di fare un'attenta progettazione del tipo di tavolo che ci serve. Le informazioni che ci servono sono abbastanza semplici: che tipo di gioco vogliamo andare a giocare e quante persone questo tavolo deve poter ospitare. Ciò ci servirà a determinare il numero di posti, quindi le dimensioni generali del tavolo, e una serie di feature presenti al suo interno, a partire dalla presenza o meno di cassetti, spazi sottostanti al tavolo per depositare oggetti vari, copertura per lo spazio di gioco, in caso noi volessimo andarla ad utilizzare anche come tavolo normale per pranzi o cene, e un elemento che per il progetto è abbastanza significativo sia in termini di costi che in termini di progettazione, la presenza di uno schermo al suo interno. Cominciamo. Andiamo a prendere un parallelepipedo, tutte le dimensioni ve le lascerò in descrizione. Andiamo a eseguire una serie di tagli con lo strumento Loop Cut per determinare lo spessore delle pareti, dei cassetti e per determinare lo spazio dei sottobanchi che si troveranno in corrispondenza del posto di ogni giocatore, in modo che ognuno di loro possa avere il proprio spazio per riporre i suoi oggetti, ma anche per riporre vari oggetti di gioco. Questo andiamo a ripulire la mesh, andando a selezionare anche tramite la selezione di segmenti, quindi non solo dei punti, andiamo a ottenere una mesh più pulita, che presenti meno punti, meno tagli e che ci permetta quindi di modellarla più velocemente e di rendere almeno questa parte, che altrimenti risulterebbe estremamente ricca di punti e di facce, più semplice. Andiamo a estrudere prima di 2 cm e poi di ulteriori 10. Facendo questo abbiamo ottenuto la base della nostra struttura. Questo andiamo a creare i cassetti, creando prima la facciata di questi, che andiamo a inserire su ognuno di, in corrispondenza di ognuno degli spazi, andando poi a creare il cassetto vero e proprio all'incirca, allo stesso modo con cui abbiamo fatto con il tavolo. Quindi andiamo a eseguire una serie di tagli in corrispondenza delle varie giunture, andando poi a estrudere prima la base e poi le pareti. Andiamo a creare anche una parte circolare all'interno della struttura in modo tale che questa funga da portabicchieri, un elemento utile. Io ho scelto di inserirla in quanto spesso al tavolo è fastidioso o ingombrante avere borracce, lattine o bicchieri che potrebbero eventualmente rovesciarsi. Andiamo a creare poi la maniglia del cassetto. Non siamo andati a inserire delle maniglie classiche, ma queste maniglie ad estrazione, per via di un motivo funzionale. Infatti questo tavolo è escogitato in modo da poter essere utilizzato anche come tavolo normale. Per questo motivo avere delle maniglie in metallo e in legno che sporcano dal tavolo, in corrispondenza quindi verosimilmente dei posti, può risultare fastidioso e ingombrante. E riportato questo su tutti i cassetti, andiamo a creare il pannello superiore. Partiamo da un piano delle stesse dimensioni, lo estrudiamo di 4 cm. Andiamo a creare un piano più piccolo al suo interno e tramite il modificatore booleana andiamo a eliminare la parte corrispondente a questo parallelepipedo dal suo interno e l'applichiamo in modo che sia attivamente presente nella mesh. Andiamo a correggere leggermente le dimensioni
creare un bordo. Questo bordo, che andremo adesso a estrudere, ci servirà a poter appoggiare il piano che copre appunto la sezione gioco, ribassata, ottenere uno spazio più funzionale a vari giochi. Andiamo a creare questa maniglia andando a creare un cilindro, eliminandolo tramite lo strumento booleana e poi rialzandone un piccolo segmento che ci permetterà molto semplicemente di afferrarlo. In questo modo potremo sollevare il piano senza avere, per lo stesso discorso fatto per i cassetti, degli elementi che sporgano da esso. Creare poi lo spazio delegato al televisore, quindi prima andando a estrudere questa parte per poi andare a inserire nello spazio creatosi il televisore. In questo caso abbiamo scelto le dimensioni di un 43 pollici, questo genere di televisore per due. Numero 1 perché è il televisore che meglio, anche in corrispondenza dello spazio che vogliamo occupare con questo tavolo, è delle dimensioni giuste, non sporge, quindi ci permette di avere dei cassetti e dei sottobanchi abbastanza profondi, ma allo stesso tempo non è eccessivamente piccolo. In questo modo ci troviamo uno schermo funzionale anche al gioco. Infatti questo schermo ci permette di piazzare le classiche mappe che si utilizzano in molti giochi in dimensioni 1-1, quindi senza una grande distorsione delle dimensioni fondamentali per il corretto funzionamento delle mappe, possiamo andarlo a utilizzare senza problemi durante le nostre giocate. Qui vedete, una volta aggiunte le gambe del tavolo, che sono semplici parallelepipedi arrotondati e ristretti alla fine, il nostro tavolo ha ormai preso forma. Applicatagli una texture simile al legno, l'unica cosa che ci resta da fare è creare un setup con un po' di luci e renderizzarlo in modo da avere un'idea completa di come risulterà il tavolo una volta realizzato. Andiamo quindi a creare il set, semplicemente andando a creare un cubo ed eliminandone un vertice, andandolo poi ad arrotondare, portiamo tutto sulla linea d'orizzonte e andiamo a giocare un po' con le luci, cerchiamo di capire qual è il tipo di illuminazione che meglio si sposa con il nostro progetto, cercando di capire quale illuminazione ci permette anche di correggere meglio i dettagli che ci interessano. Fatto ciò, possiamo anche andare a determinare gli ultimi dettagli, le ultime funzioni che ci risultano interessanti. Alcune di queste sono opzionali, ad esempio qui andiamo a tagliare una parte del tavolo, ovvero quella posizionata sul lato generalmente del master, che appunto presenta uno spazio, un sottobanco più ampio. E andiamo a creare anche lo spazio per dei pioli che andiamo a inserire da un lato e dall'altro per creare il foro tramite lo strumento booleana e il piolo vero e proprio collegato al piano. Ciò ci permetterà di andarlo a estrarre e a inserire solidamente all'interno del tavolo. In questo modo, quando dovremo giocare, potremo tranquillamente estrarre questa parte del tavolo e posizionare il nostro schermo, i nostri dadi e tutto il materiale di cui avremo bisogno. Quando non ci serve, riporlo al suo posto. Mettiamo anche lì texture, lo vediamo. Se noi volessimo andare a creare un ulteriore sottobanco, per eventualmente quindi aggiungere un ulteriore posto da giocatore, ovviamente non che il sottobanco sia essenziale per aggiungere un altro giocatore, ma è sicuramente un qualcosa che può tornare utile a tutti. Andiamo anche qui a creare un parallelepipedo e andiamo sempre tramite lo strumento booleana a eliminare quella sezione di tavolo da esso. In questo modo abbiamo aggiunto tutte le funzioni che possiamo desiderare in questo tavolo.
Ovviamente si potrebbero fare tante altre cose, avremmo potuto creare un tavolo più profondo, avremmo potuto creare un tavolo con cassetti rialzati, con sottobanchi estraibili o con sezione di gioco rialzata invece che ribassata. Però, come premessa all'inizio del video, l'idea dietro questo tavolo è di creare un tavolo che possa essere utilizzato e inserito in qualsiasi stanza della casa senza dare ingombro, un tavolo che possa essere tranquillamente utilizzato da tutti, anche per mangiare, per studiare, per lavorare, quindi un tavolo molto versatile. Ovviamente questo ci richiede dei compromessi, possiamo avere uno spazio di gioco ribassato, ovviamente facendo delle ulteriori modifiche potreste andare a modificarne lo spessore e l'altezza in modo da creare il tavolo ideale per voi e per le vostre esigenze. Detto questo, se il progetto vi è piaciuto, mettete like al video e ricondividetelo con i vostri amici e con chiunque possa essere interessato a questo progetto. Se siete interessati a vedere altri progetti di questo tipo o volete fare qualche domanda in merito a questo progetto o ad altri, commentate sotto al video. Detto ciò, se il progetto vi è piaciuto e avete voglia di condividere i vostri tentativi di riprodurlo o la vostra versione del tavolo, sentitevi liberi di mandarci queste immagini in privato, oppure taggateci e nel prossimo video vi mostreremo alcune di queste. Ci vediamo al prossimo progetto.